Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Oggi torniamo a parlare di tecnica. Vi spiego infatti il mio metodo per smontare i motori a scoppio. Prima di farvi vedere come si smonta un motore, è però importante capire quando è necessario smontare un motore. Ma tutto dopo la sigla. Eccoci qua, quindi ragazzi, quando è necessario smontare un motore a scoppio? È necessario sicuramente quando si sospetta che il motore abbia preso terra, quindi si sospetta che sia entrata terra dal filtro, allora è chiaramente importante un lavaggio del motore interno e chiaramente è doveroso smontarlo per verificare eventuali danni. Un'altra motivazione per smontare il motore è per la sostituzione dei pezzi, quindi se dovete cambiare biella, cuscinetti, accoppiamento, ripistonare il motore, il sottotesta, in questo caso è chiaramente necessario smontare il motore. Un'altra motivazione valida per smontare il motore potrebbe essere una manutenzione straordinaria. Quindi, dopo 2, 3, 4 mesi dovete darvi voi una scadenza di utilizzo del motore, si smonta per eventuali verifiche e manutenzioni straordinarie. Un'altra motivazione potrebbe essere lo smontaggio dopo il processo di rodaggio, per verificare appunto che tutto sia andato a buon fine e per verificare eventuali colorazioni o per scongiurare grippaggi vari. Ed è proprio questo il caso che andiamo a affrontare oggi. Chi mi segue da tempo lo sa, io sconsiglio vivamente di smontare il motore per la manutenzione ordinaria. Non c'è alcuna necessità di smontare il motore. Il motore, con il surriscaldarsi e il raffreddarsi, subisce un assestamento dei componenti. Inoltre, i residui di miscela parzialmente combusta o incombusta e ricino bruciato creano degli spessori e degli assestamenti nei materiali che, a parer mio, è meglio lasciare. Ma bando alle ciance, andiamo subito nel mio bianchissimo tavolo a smontare il motore. Ecco qua il nostro motore. Come vedete, ragazzi, è sporco da rodaggio e come vedete ci sono i tappi dove ho rimosso qualcosa. Sono molto importanti, ragazzi, sono in dotazione ormai nella maggior parte dei motori e quindi dovete metterli immediatamente quando smontate la marmitta. E come vedete la torretta è già pulita, perché io prima di rimuovere il tubo della miscela ho chiaramente pulito tutta la torretta e ho inserito questo tappo. Quale tappo manca? Manca il tappo del filtro dell'aria, perché ovviamente pulirò prima il motore all'esterno, poi rimuoverò il filtro dell'aria e ci metterò il suo tappo. Quindi adesso facciamo una piccola magia e vediamo se riusciamo a pulire questo motore. Ecco fatto, ragazzi, il nostro motore è perfettamente pulito. Quindi adesso mi metto i guanti e cominciamo a smontare. La prima cosa da fare è ovviamente rimuovere il filtro dell'aria, onde evitare di danneggiare il gommotto. Tagliate sempre la fascetta dalla testa, non dal gambo. Pronti con il tappo per il carburatore, e a questo punto verrebbe normale pensare di togliere la frizione, perché ovviamente è la parte che non riguarda il motore. In realtà, ragazzi, vi potrebbe far comodo per rimuovere poi la camicia se non avete un estrattore camicie adatto. Nel mio caso ce l'ho, ma vi spiego ugualmente come si fa se non avete uno di questi attrezzi. Quindi cominciamo a togliere la campana. Le massette della frizione. Perfetto. A questo punto abbiamo il volano.
Come detto, lo lasciamo per aiutarci a togliere la camicia. Facciamo sparire questa roba. Diamo una pulita al banco, perché ovviamente incominciamo a trattare cose che non vanno d'accordo con lo sporco e iniziamo lo smontaggio. Via con lo smontaggio della testa. Io solitamente lascio le viti all'interno e in modo da non perderle, insomma. Successivamente vediamo il tappo posteriore, una pulita al sottotesta e possiamo rimuoverlo. Sembra un'ottima colorazione per aver fatto 2 litri di miscela. A questo punto, ragazzi, dobbiamo pulire qua intorno. Vi sconsiglio di andare con i panni, altrimenti, o con carta, altrimenti rischiate di mandare dentro la camicia tutto lo sporco e le impurità. A questo scopo consiglio invece di usare un po' di Polipast di Pepe Group. Vi lascio il link in alto a destra se volete vedere a cosa serve e come funziona. Vedete, con questa in pratica lo sporco rimane attaccato qua sopra e non finirà mai all'interno della camera di scoppio o comunque dentro la camicia. Una volta rimosso i residui più grandi, possiamo chiaramente passare anche con della carta. Ok, a questo punto smontiamo il tappo posteriore. Prima di togliere il tappo, ragazzi, guardate all'interno dello scarico e mandate il pistone al punto morto superiore. Perché questo, adesso lo vedrete, in alcuni motori c'è uno scasso che praticamente non permette di estrarre il tappo perché il pistone ci finisce dentro. In questo caso non sarebbe successo niente perché abbiamo, vedete, uno scasso pari e non un'asola praticamente dove va a inserirsi il pistone. Qui, come vedete, c'è un discreto quantitativo di olio, quindi questo è già un buon segno. A questo punto, dal tappo posteriore, possiamo vedere il funzionamento del biellismo. Quindi biella, bottone, albero e una parte del cuscinetto di banco che è quello posteriore, si trova circa in questa posizione. Qua abbiamo un altro cuscinetto che è il cuscinetto frontale. A questo punto, per togliere la camicia, c'è un metodo molto semplice. Si prende una fascetta di plastica grande, si piega in due e si inserisce dallo scarico. Chiaramente portando il pistone al punto morto inferiore. Vedete che è spuntato da dentro. A questo punto, forzando il volano, chiaramente la camicia vedete che piano piano viene fuori. Eccola qua, avete visto? A questo punto, dallo scasso posteriore, riusciamo a sollevarla anche con un piccolo cacciavite in modo molto delicato. Questo è un sistema. L'altro sistema, la rimetto dentro che vi faccio vedere, è utilizzando un estrattore che tante aziende del settore modellismo producano. Questo è uno di quegli estrattori dei quali vi parlavo. Si porta il pistone punto morto inferiore, con questo dentino si aggancia nella luce di scarico.
Poi si inserisce l'altro pezzo dell'estrattore e semplicemente si tira dal gancio. Ecco la nostra camicia estratta. Per rimuovere il pistone, ragazzi, molto semplicemente si porta al punto morto superiore l'albero e si tira verso l'esterno del motore il piede di biella. Ecco il nostro pistone. A questo punto possiamo smontare il volano e con l'estrattore lo rimuoviamo. Togliamo il cono e semplicemente spingendo l'albero uscirà dal lato posteriore. Questo è il carter del motore dove al momento ci sono montati chiaramente i banchi di assemblaggio sulla macchina, il carburatore che almeno io personalmente non smonto mai dal carter e i due cuscinetti, il cuscinetto anteriore e il cuscinetto di banco. Per smontare questi cuscinetti, e anche qui io vi consiglio di fare queste operazioni soltanto in casi di sostituzione o di manutenzione, si necessita di un estrattore particolare. Adesso io faccio la mia pulizia e poi lo riassembliamo insieme. Eccomi qua, ragazzi, con tutte le componenti pulite. Per riassemblare il motore avremo bisogno di olio after run o comunque olio di montaggio. In questo caso io ho FT Tech, ti lascio cadere qualche goccia sui cuscinetti. Okay. E si inserisce l'albero. Dopo andremo a inserire il pistone, quindi ricordatevi che la parte più lunga va dietro. Processo contrario, si mette l'albero con il bottone più in alto possibile. E si va ad agganciare il nostro pistone. Attenzione perché qua viene una delle cose alle quali dobbiamo stare più attenti. Quando inseriamo la camicia, dobbiamo stare attenti a fare entrare il pistone. Quindi, come vedete, c'è un piccolo scasso che va su quella piccola spina. Non premiamo forte, ma cerchiamo poi di ruotare l'albero per fare entrare il pistone all'interno della camicia. A questo punto cerchiamo di mandarla giù in guida ed ecco inserita anche la nostra camicia. Il sottotesta ha di solito dei puntini che vanno in prossimità dello scarico, quindi lo andremo a posizionare in questo modo. Per allineare i fori ci serviamo della chiave candela e cerchiamo di allineare il più possibile i fori. A questo punto appoggiamo la testa e accostiamo le viti, non le stringiamo, le accostiamo e basta. Chiaramente è molto importante il serraggio della testa, le ho proprio neanche strette di niente praticamente, solo appoggiate. Ok, a questo punto portiamo il pistone in alto, mettiamo il tappo del carter di after run, ce n'era fin troppo, e
andiamo a chiudere le viti del motore del tappo. Stringetele sempre incrociate e non stringete fin quando non sono tutte e quattro in posizione. Ok, a questo punto per stringere le viti della testa ci serviamo della dinamometrica. Dovete impostare a 2,1 Nm il serraggio. Io l'ho già fatto. Stringete, mi raccomando, sempre incrociato. Rimettete il vostro tappo ed ecco completato lo smontaggio e rimontaggio del motore. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Chiaramente mettete un like, iscrivetevi al canale come sempre e condividete il video. E noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!